Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Dopo la rubrica dedicata alle migliori app per Mac, arrivata al secondo episodio e che trovi ovviamente in descrizione, ho deciso di portare lo stesso contenuto ma questa volta per iOS e quindi per tutti gli iPhone e iPad. In questo primo episodio ti parlerò di 5 app gratuite e funzionali che miglioreranno, non di poco, la tua esperienza con lo smartphone Apple. Iniziamo subito, let's go! L'app che ti voglio mostrare è Adobe Photoshop Camera. È arrivata su App Store pochissimi giorni fa dopo un lungo periodo di beta testing e si tratta di un'app fotocamera intelligente gratuita. Ti permetterà di scattare foto bellissime aggiungendo una grandissima quantità di filtri intelligenti, ancor prima di effettuare lo scatto mostrandoti già il risultato finale sul display. Non serve quindi una preparazione specifica su Photoshop per utilizzarla al meglio. Basta impugnare il tuo iPhone, puntare il tuo soggetto e clic clic clic. Le funzionalità di quest'app sono potenziate dall'intelligenza artificiale di Adobe, che ti aiuterà a scattare splendidi selfie, scatti di cibo e di paesaggi e molto altro. La regolazione automatica dei parametri come la luminosità, il tono cromatico e il controllo degli effetti come ritratto bokeh saranno sempre a portata di swipe e applicati in tempo reale durante la fase di posa e scatto. Al momento troverai circa 80 filtri personalizzati che vanno da quello ritratto alla personalizzazione delle nuvole, all'effetto studio e al night shift, oltre che a splendidi cieli stellati. Nel tempo questa lista è destinata a crescere sempre di più. Per quanto riguarda i selfie, l'app riconoscerà se nella foto ci sono più persone e applicherà l'effetto ritratto bokeh a più soggetti, dandoti come risultato un'uniformità non possibile prima senza più alcuna distorsione. Una volta ottenuti i tuoi scatti, sarà semplicissimo condividerli tramite le app di messaggistiche come WhatsApp e su tutti i social direttamente in app. Se applicherai l'hashtag Photoshop Camera, potresti comparire anche sui siti ufficiali Adobe, quindi non dimenticarti. L'app è completamente gratuita, la trovi su App Store partendo dal link che ti lascio in descrizione. Lo sviluppatore Adobe non ha certo bisogno di presentazione. Se già non lo disponi, ti sarà semplicemente richiesto la registrazione di un profilo gratuito con Adobe e sarai pronto per utilizzare l'app. L'app che ti mostro adesso si chiama Parcel e serve per tenere traccia di tutte le tue spedizioni che devi ricevere o che hai spedito. Dopo averla scaricata ad App Store gratuitamente, potrai iniziare ad aggiungere alla lista tutte le tue spedizioni. Potrai inserirle attraverso i codici di spedizioni manualmente, ma anche semplicemente copiandoli da Safari o da mail. Quando aprirai l'app e farai clic sul più per aggiungere una spedizione, Parcel riconoscerà automaticamente il codice e il tipo di corriere espresso e non dovrai fare altro che scrivere la descrizione della spedizione. A proposito di corrieri, supporta praticamente tutti quelli attivi in Italia e all'estero. Una volta generata la tua prima spedizione, all'interno troverai tutti gli aggiornamenti con orari, posizione geografica e anche la mappa di dove si trova allo stato attuale il pacco. Per quanto riguarda il nuovo sistema di spedizione Amazon, al posto che incollare il numero di tracking, potrai incollare l'indirizzo web HTTPS copiandolo direttamente da Safari e Parcel ti darà informazioni anche su questi nuovi tipi di spedizioni del colosso e-commerce. Una caratteristica che rende Parcel ancora più potente è la sua completa compatibilità anche con iPad, ma soprattutto esiste la versione specifica per macOS. Ne ho parlato pochissimo tempo fa nel mio secondo episodio delle 5 app per Mac che ti lascio come link in descrizione. Grazie ad iCloud potrai quindi creare una spedizione su iPhone e ritrovartela automaticamente anche sul tuo MacBook o iPad. L'app, totalmente localizzata in italiano, è completamente gratuita. L'unico costo facoltativo che potrai decidere di sostenere sarà di 3,49€, che per un anno intero attiverà le notifiche push per ogni spedizione. Funzionalità decisamente comoda che ti consiglio di attivare, ma la scelta spetta solo a te. Se sei appassionato o appassionata di serie TV o film in streaming, Just Watch è l'app perfetta per te. Just Watch è il modo più semplice per cercare i tuoi film e le tue serie preferite e scoprire dove sono disponibili su tutte le piattaforme legali come Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Apple iTunes Store, Disney Plus, TeamVision, Infinity e tantissime altre. La prima volta che aprirai l'app ti verrà chiesto di selezionare le piattaforme che utilizzi o quella a cui sei abbonato o abbonata.
Fatto questo veloce processo, partirai dalla ricerca inserendo il titolo che stai cercando e ti verranno mostrate tutte le piattaforme su cui si trova disponibile per la visione. Ma non solo, potrai scegliere se vederlo in streaming, laddove è presente in catalogo a costo zero se sei abbonato o abbonata, ma anche noleggiarlo o acquistarlo. Ad esempio, se effettuiamo la ricerca dell'ultimo Avengers Endgame, l'app ci mostrerà che è presente in streaming su Disney Plus, senza alcun costo se siamo abbonati, ma anche in vendita a noleggio, ad esempio su iTunes Store. Potrai affinare ulteriormente la ricerca scegliendo a quale risoluzione guardarlo. Per esempio, in SD e in HD c'è su iTunes, mentre in 4K è presente solamente in streaming su Disney Plus. Oltre all'indispensabile funzionalità di ricerca, l'app ti mostrerà ad ogni accesso un feed home con un resoconto di liste, novità e informazioni basate su valutazioni e recensioni. C'è un feed novità con tutte le ultime serie aggiunte e uno con i titoli più visti suddivisi per piattaforma. Che dire di più? Se come me adori le serie TV e i film di ogni tipo e genere, non puoi far altro che scaricare Just Watch. È gratuita al 100%, funziona anche su iPad ed è davvero una delle app must have. Spesso nei miei video di recensioni o di prodotto mostro degli iPhone con degli sfondi e nei commenti tanti di voi mi chiedono sempre dove io li abbia presi. La risposta è Unsplash, un'app completamente gratuita e tra le mie preferite su App Store. Su Unsplash potrai trovare un numero enorme di sfondi bellissimi per iPhone, iPad, ma anche per Mac. Sono immagini caricate direttamente dagli utenti che possono registrarsi gratuitamente e hanno una qualità che non ho mai visto da altre parti. A tal proposito ci sono anch'io, se installi l'app puoi cercarmi con il nickname Kekobai. Una volta che avrai aperto l'app ti troverai un campo di ricerca in cui inserire una parola chiave per affinare i tuoi risultati. Appena sotto invece ci saranno le categorie predefinite in cui imbatterti per trovare immagini bellissime e a tema specifici. Potrai scorrere fino a quando non ti capiterà di vedere una foto che ti piace e a quel punto sarà sufficiente scaricarla sul tuo iPhone premendo semplicemente sulla freccia verso il basso. Con il cursore potrai dare un like, sempre gradito da chi carica le foto, e con il più aggiungerla dei tuoi album personali che ti verranno sicuramente comodi in futuro. Potrai infine anche condividerla con chi vorrai attraverso il pulsante di condivisione in alto a destra, così da mostrarla ad amici, familiari o colleghi. La foto che avrai salvato si troverà nel tuo rullino fotografico. Da lì ti basterà aprirla, fare un tap sul pulsante di condivisione e scegliere usa come sfondo e il gioco è fatto. Se deciderai di registrarti, sempre gratuitamente, potrai a tua volta caricare le tue foto più belle per permettere ad altri utenti di scaricarsele come sfondo. Attraverso un pannello potrai anche consultare le statistiche che le tue foto stanno generando. Non ti resta che andare subito su App Store e scaricarla. Il tuo iPhone sarà ancora più bello grazie a splendidi sfondi di Unsplash. Quest'app non ha certo bisogno di presentazioni. Il traduttore Google è uno degli strumenti più comodi e funzionali di tutto l'App Store e del web in generale. È disponibile per iPhone e anche per iPad e racchiude tutta la potenza dello strumento made by Google. Supporta praticamente qualsiasi lingua e l'utilizzo è davvero molto semplificato grazie alla sua interfaccia minimal. Ti basterà scrivere il testo che vuoi tradurre e scegliere la lingua di traduzione e in un battibaleno avrai il tuo risultato. Una volta ottenuto potrai anche ascoltarne l'audio in entrambe le lingue per affinare la tua pronuncia o per quando ti troverai all'estero per far dire nel modo corretto a chi ti ascolta quello che volevi dire. La precisione è veramente sbalorditiva, ma la potenza di quest'app non si ferma qui. Potrai per esempio fotografare un giornale, un libro, un cartello stradale o semplicemente un testo. E l'app dalla foto automaticamente lo tradurrà per te. Non solo, potrai dettare quello che vuoi con la voce senza scriverlo o attivare perfino una conversazione di traduzione che l'app tradurrà volta per volta per te. C'è anche un'opzione nelle impostazioni che ti permetterà di scaricare i pacchetti lingua su iPhone così da non rischiare di non poterla utilizzare quando ti troverai in modalità aereo o in una situazione in cui non disponi di connessione internet. Con il traduttore Google la traduzione è servita. E siamo arrivati così alla fine di questo primo episodio delle mie 5 app per iPhone. Spero che tu le abbia trovate utili e interessanti, ma soprattutto mi auguro che potranno servirti. Fammelo sapere nei commenti. Come sempre ti chiedo un bel like qui sotto se il video ti è piaciuto. Nel farlo mi raccomando, effettua l'iscrizione al mio canale attivando la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Se sei anche un utente Mac, qui sotto in descrizione troverai i link alle mie guide. Prova a dargli uno sguardo. Con questo per il video di oggi è davvero tutto. Ti mando un super saluto, pace e amore e come sempre un motorizzato... Ciao!